piccolo biglietto d'auguri che vogliamo offrirvi, noi Ufficio Catechistico e Pardes Edizioni, vuole essere una piccola finestra aperta su quello che insieme inizieremo a fare il prossimo anno. Vogliamo metterci alla prova, vogliamo non soltanto ascoltare, ma anche vedere la presenza di questo Dio che cammina in mezzo a noi. Ed è il senso più vero, più autentico della Pasqua, di quel passaggio che Gesù ha fatto con noi prendendoci per mano. Da qui allora la straordinarietà di poter continuare a dire questa buona notizia che è anche per l'uomo e la donna di oggi. E allora dobbiamo imparare forse a utilizzare anche il loro linguaggio di queste persone che camminano con noi e con noi condividono la straordinarietà dell'esistenza umana. Abbiamo raccontato la storia di Gesù nella terra dove lui è vissuto, un'esperienza esaltante che ci ha condotto dal Giordano a Gerusalemme, ripercorrendo gli snodi fondamentali del Vangelo per riscoprire in un modo semplice la buona notizia della sua morte. Siamo alle sorgenti del Giordano. Qui viene ricordato un episodio molto importante della vita di Gesù, il suo battesimo. Qual è la buona notizia che annunciava Gesù? Perché Gesù comincia ad annunciare che andrà a Gerusalemme per essere ucciso sostanzialmente, per essere fatto fuori come un malfattore, morendo sulla croce. Con persone che ti sono vicine o anche meno vicine, che un certo giorno ti appaiono sotto una luce diversa. Questo è il senso della trasfigurazione. Appare loro tra Mosè ed Elia. Siamo qui nel cenacolo dove si celebra l'ultima cena con Gesù. Ma a un certo momento Gesù sorprende tutti e sorprende anche me, perché dice quella frase fatidica: uno di voi mi tradirà. Ma perché Giuda ha tradito Gesù? No, non è così. Giuda non è traditore dalla nascita, non era una persona cattiva dentro, era uno dei dodici. Come mai è arrivato a tradirlo? Inizio della notte tragica della passione di Gesù. Qui Gesù ha affidato al Padre il peso di quello che ha detto nell'ultima cena. Ora di nuovo la partita torna nelle mani di Giuda, perché Gesù viene arrestato e Giuda va a prendere il compenso del gesto compiuto. Siamo arrivati finalmente al termine della Via Dolorosa. È un gran caldo, c'è confusione, oggi come allora. Gesù, ormai molto affaticato da questa salita, è stato flagellato, ha un braccio della croce sopra di sé, arriva qui, vicinissimo, dove si trovava il Golgota, fuori dalle antiche mura, dove oggi sorge la Basilica del Santo Sepolcro. Il mistero della resurrezione sembra facile, ma è quello più difficile. Infatti, proprio quelli che l'hanno conosciuto di più, che sono stati con lui fin dal primo giorno, nel momento in cui Gesù risorge, non riescono a riconoscerlo. Bene, pasci il mio gregge, cioè diventa quello per cui ti ho chiamato, il pastore, la guida della Chiesa nascente.